Un saluto a tutti i lettori di HD Blog da Adam MJ. Siamo nuovamente in compagnia di iPad per proporvi una breve videoprova di Angry Birds Star Wars, un titolo uscito ieri che abbiamo atteso per molto tempo, come la maggior parte degli utenti, in quanto è impossibile non conoscere la saga di Angry Birds, il titolo di Rovio Mobile che ha avuto un successo direi planetario e che gode in questo episodio dell'unione di due universi, quello di Angry Birds, conosciutissimo, e quello ancor più conosciuto di Star Wars, di Lucas. Cosa è saltato fuori? Un titolo molto simile ai precedenti, ma che prende il buono, prende il fascino di entrambi i mondi. Quindi da una parte Star Wars, dall'altra Angry Birds, un'unione sicuramente vincente a nostro favore. Diamo quindi uno sguardo al titolo, titolo che in sé resta simile nelle dinamiche, ma con delle aggiunte, delle peculiarità che molto carine a nostro parere, che lo rendono un titolo sempre verde. Se vi avesse stufato il genere Angry Birds, ok, andate avanti, altrimenti sarà un titolo che vi darà grande soddisfazione come sempre. Cercheremo di mostrarvi in parte che scoprirete giocando il titolo. Ci saranno una serie di mondi sbloccabili, cominceremo con Tatooine, alcuni saranno acquistabili successivamente come update, altri si sbloccheranno con il gioco, come anche degli schemi bonus che sbloccheremo sempre andando avanti. In questo caso ne abbiamo sbloccato uno solo, torniamo indietro e proviamo a vedere insieme qualche schema. Anche in questo Angry Birds ovviamente avremo più tipologie di uccelli, fra parentesi, che con svariate funzioni che permetteranno la risoluzione degli schemi. In questo caso l'unione con Star Wars appunto ci darà delle armi diverse, un po' particolari, che rendono il gioco molto simpatico. Proviamo a vedere uno schema. In poche parole avremo a che fare con i classici uccelli, che però saranno personificati nei personaggi principali di Star Wars, quindi avremo a che fare con Leia, Luke, Obi-Wan. In questo caso abbiamo una versione volatile di Luke Skywalker, che avrà delle particolarità. Beh, le caratteristiche di Angry Birds sono le medesime, come potete vedere. In questo caso stiamo utilizzando la versione HD, quella per iPad. La versione normale invece per iPhone non viene chiamata HD, ovviamente avranno due costi diversi: 0,90 centesimi per la versione iPhone 5, 2,60 euro circa per la versione HD iPad. Proviamo a dare uno sguardo a uno schema. In questo caso Luke Skywalker, nella versione volatile, come si diceva, avrà la possibilità di usare la spada laser per colpire e distruggere gli elementi prima di impattare. Vediamo se riusciamo. Ovviamente lo scopo sarebbe terminare lo schema con il minor numero di colpi possibili per poter realizzare un punteggio alto e le 3 stelle. In questo caso non abbiamo propriamente avuto una grandissima prestazione. Andiamo avanti, proviamo a vedere qualche altro schema per mostrarvi le differenti possibilità offerte in Angry Birds Star Wars. Ovviamente gli schemi saranno a difficoltà crescente, in questo caso dovremo fare attenzione a non farci colpire dai blaster. In questo caso avremo la versione, come si diceva prima, volatile di Obi-Wan, che permetterà la spinta di forza. Ve la mostriamo. Secondo colpo. Ogni personaggio quindi avrà una sua caratteristica fondamentale e principale. Questa volta siamo riusciti a terminarlo
in un colpo solo. In questo schema invece avremo la versione di Han Solo, quindi armata di blaster. Proviamo a vedere se riusciamo a... Ci saranno alcuni schemi bonus, come si diceva. Vi mostriamo l'unico che abbiamo momentaneamente sbloccato. In questo caso la versione volatile di C3PO. E non solo di R2D2, ci permetterà di utilizzare una scarica elettrica. Molto simpatica la soluzione suoni originali di Star Wars, che rende l'esperienza molto divertente, soprattutto per gli amanti della saga. Proviamo ad affrontare uno schema all'interno del ritorno dello Jedi. Come vedete, in questo caso siamo su Dagobah. Angry Birds Star Wars, quindi direi che per questa videoprova è tutto, un titolo come sempre molto simpatico, soprattutto per chi non ha mai giocato ad un Angry Birds, ma anche per gli amanti. Direi che l'aggiunta degli elementi Star Wars regalano un'ottima esperienza, un titolo molto divertente, ben fatto, carino, un'idea piacevole che sicuramente avrà successo e che vi consigliamo di provare. Per questa videoprova è tutto, AdamMJ per HD Blog vi saluta, ci vediamo sul nostro sito, ciao a tutti!